Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati al sabato di prima mattina, questo appuntamento particolare del nostro contenitore mattutino che quotidianamente vi tiene compagnia dal lunedì al sabato e, insomma, come forse avete già iniziato a imparare, l'appuntamento è leggermente diverso, un po' particolare perché dedicato interamente in maniera altamente, insomma, molto preponderante al calcio, alle anticipazioni del weekend sportivo in questa fascia oraria dalle 8 alle 9 insieme a chi, insomma, di calcio ne sa forse, insomma, più di tanti altri, il nostro Diego Di Felice Antonio. Buongiorno Diego. Buongiorno a te, buongiorno a Ben tutti. ritrovato. Grazie, sei troppo buono, comunque ti ringrazio. Eh no, ma Fa adesso, sempre insomma, i nostri piacere. telespettatori ormai ti conoscono Grazie. benissimo, vedranno che cosa oggi Cerchiamo di essere utili. potrai suggerire, soprattutto in vista dell'esordio in campionato del Teramo, che finalmente per tutti quanti gli appassionati, gli sportivi e gli addetti ai lavori, ci Certo. sarà lunedì nella trasferta di Bolzano contro il Südtirol. Questo calendario che si è fatto attendere davvero dopo un'estate lunghissima, finalmente è arrivato e non ha riservato un avvio facile al Teramo, perché già partire in trasferta con la più lunga trasferta del campionato, tra l'altro quella di Bolzano, e poi la prima in casa, la Siva contro la San Benedettese, insomma, calendario abbastanza cattivello con il Teramo. Certo. E niente, dopo tutto questo aspettare, Finalmente il si gioca, calendario ha partorito, si gioca finalmente si finalmente, ha gioca. partorito insomma un inizio molto complicato perché queste due partite sono due squadre che si conoscono, si sono rinforzate, tutte e due hanno ambizioni Certo. bellicose, vogliono salire perché la squadra Beh, sul Tirol l'anno Südtirol scorso è arrivato quasi in fondo. Sul Tirolo è arrivato così in fondo, è una squadra forte, si sono rafforzati e hanno eliminato in Coppa Italia una squadra di Serie A, il Frosinone, Sì, vincendo 2-0 a sì. Frosinone e vincendo a Venezia. E Insomma, un bel biglietto da visita. quindi hanno fatto i playoff, quindi hanno rischiato di salire in B e la squadra è più o meno quella, Ne parleremo è una sicuramente partita in maniera molto. approfondita proprio sulla squadra, Certo, è una sull'avversario, partita andando complicata. a vedere, insomma, quali sono i punti di forza e i pericoli principali degli altoatesini. Lo faremo anche accompagnandoci con la rassegna stampa, i quotidiani a nostra disposizione, che come sempre andremo a leggere, in particolare nelle loro pagine sportive, perché ovviamente, come detto, è sabato e di sport ce n'è tanto anche sui giornali. Non parleremo solo di Serie C con il campionato che comincia, ma comincerà domani anche il campionato di Serie D, campionato molto importante con le nostre teramane Giulianova, San Nicolò Notaresco e Pineto, insieme alle altre abruzzesi, in un girone particolarmente complicato quest'anno, con 20 squadre, le romagnole compreso il Cesena, le marchigiane, le molisane, insomma anche lì ci sarà molto molto da È una combattere C2, per le è teramane. una C2, è un campionato difficilissimo, sicuramente sarà bellissimo da vedersi, squadre blasonate come il Cesena, e anche lei, insomma, è una, come si dice, una balena nell'acquario della Serie Certo. D, però ne beneficiano un po' tutti gli sportivi delle altre società, perché giocare con il Cesena è un qualcosa che rimane nella storia del proprio E club. fa bene anche gli E incassi, fa perché poi bene, si muovono anche i tifosi, principalmente poi sono anche tranquilli come tifosi, non sono tifosi certo. magari del sud che sono un po' più sanguigni, Assolutamente. quindi sono tranquilli e quindi no, è una bella cosa. Poi c'è la terza giornata del campionato di eccellenza, che è partito a sprombattuto con anche in questo caso le teramane protagoniste, e ce ne occuperemo. Ovviamente la seconda giornata del campionato di promozione, insomma, pian piano entrano in gioco tutti, entrano in gioco domani, da domani anche prima e seconda Prima, seconda categoria, poi la categoria. terza domenica prossima, quindi insomma la stagione calcistica finalmente nel vivo, completamente nel vivo. Era ora. Era ora, giustamente, glielo dice chi, insomma, di calcio e di sport vive da una vita. Non faccio questo riferimento a caso, caro Diego, perché? Perché ti faccio vedere una cosa. Tu che sei un giovincello, chiedo a Pietro di mandare questa sorpresa, gli auguri a Diego Di Felice Antonio, che ieri ha compiuto gli anni, e guardate come è Grazie, stato grazie. festeggiato anche su Facebook, Diego, dalla pagina Teramo Calcio Story, gestita da Maurizio Boffo, che salutiamo, Grazie, grazie. il caro Maurizio, che gli ha Chiedo, dedicato questo post con alcune sue foto di qualche anno fa, in sì. maglia biancorossa da giovanissimo, e poi come allenatore del Teramo. La lunga carriera, non solo a Teramo, anche altrove, che è proseguita anche oltre, insomma, quelli si ferma Grazie. agli anni al 90, insomma, poi Sì, fino. ovviamente tante altre esperienze per Sì, Diego.
tanti piccolo... auguri intanto. Grazie, grazie, tanti ti auguri. Ringrazio, mi ha fatto piacere questa bella sorpresa, perché è veramente una bella cosa, mi ha fatto piacere, grazie. E insomma, i tifosi e gli appassionati teramani non si dimenticano di chi ha dato grazie. Tanto al calcio ho cercato, locale. Ho cercato di dare qualcosa, sempre con il cuore biancorosso, ho cercato di dare il meglio di me stesso, non è che... Non solo a Teramo, anche in tanti altri posti dove si ricordano con piacere di te, di questo ne ho testimonianza in tante realtà. Mi ha fatto veramente piacere. Allora, Diego, voglio andare con te a vedere le prime pagine dei quotidiani, dopo approfondiremo ovviamente anche in particolare le pagine sportive, però uno sguardo generale alle prime pagine dei quotidiani, partendo dal centro con il titolo dedicato al Teatro Romano, con la raccolta firme per il referendum che non ha portato all'obiettivo, perché sono state raccolte 1100 firme, ma ne occorrono quasi 4000 secondo il regolamento comunale sul referendum, dunque non si terrà la consultazione dei cittadini per il destino del teatro, però insomma il colloquio, l'interlocuzione tra l'amministrazione comunale e i promotori va avanti per un coinvolgimento diretto della cittadinanza. La fotonotizia centrale ci porta al Duomo, all'interno del Duomo, dove ieri sera c'è stata una importante celebrazione da parte del Vescovo Lorenzo Leuzzi, che ha letto, illustrato e poi consegnato anche ai fedeli, ma anche a tantissime autorità presenti, la sua prima lettera pastorale, dunque cattedrale che si è riempita di fedeli e autorità da tutta la regione. Poi la cronaca purtroppo dà conto della morte 3 giorni dopo l'incidente dell'anziano ex, tra l'altro, infermiere, ex consigliere comunale di Giulianova, di Giulio Antonio, che dopo l'incidente in scooter di 3 giorni fa è deceduto in ospedale. Di spalla le cronache, provincia, rebus sui candidati a presidente, si torna al voto in ottobre per il rinnovo della presidenza della provincia, ma gli schieramenti ancora non decidono chi candidare. Importante notizia da Silvi: riassunti i 4 autisti degli scuolabus che erano stati licenziati a sorpresa proprio il primo giorno di scuola, avevano scoperto di essere rimasti a casa. Importante anche l'azione dell'amministrazione comunale. E poi nel taglio alto, politica regionale, tante polemiche e manovre in vista delle elezioni regionali, di cui però ancora non si conosce la data, e per questo motivo ieri Forza Italia ha occupato l'aula del Consiglio regionale con i suoi consiglieri regionali Paolo Gatti, Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo. Poi hanno incontrato anche Lolli, che ha ribadito che si saprà la data del voto la prossima settimana. Un centrodestra che però vede anche le manovre della Lega, nuovo strappo, Bella Chioma sfida Pagano e dice il candidato sarà leghista, la Lega che quest'oggi manifesta a Pescara. Andiamo avanti, andiamo a vedere adesso la prima pagina del quotidiano La Città, dove vedremo tra pochissimo Diego compare, c'è spazio anche per il calcio. Intanto il titolo d'apertura è questo: idea studentato all'ex ospedaletto, il vescovo di Teramo molto interessato al progetto di riqualificazione di Corso Porta Romana. A proposito di studentato o casa dello studente, tutto bloccato all'ex rettorato di Viale Crucioli, il progetto dell'ADSU è fermo alla Corte dei Conti. Nel taglio alto, spazio sotto la testata, la notizia della morte dell'ex consigliere comunale di Giulianova, di Giulio Antonio, che insomma poi compie l'ultimo gesto importantissimo donando gli organi, la famiglia insomma dà l'ok alla donazione degli organi. Altre notizie importanti prima di giungere allo sport: di spalla, Giulianova, Mastro Mauro fa il bilancio e si prepara alle dimissioni per correre anche lui alle regionali. La scuolabus, la vicenda dei lavoratori degli scuolabus di Silvi, riassunti tutti i licenziati, il sindaco Scordella, media tra aziende e sindacati. E poi nel taglio basso, ecco qui, lo spazio legato al calcio, il Teramo svela le maglie e ritrova Amadio. Diego, questo è un argomento che tra un po' approfondiremo, proprio andando a vedere un po' nei particolari che cosa scrivono i giornali di questa novità. Ieri, in occasione della presentazione delle nuove maglie da gioco ufficiali del Teramo per la stagione 2018-2019, insieme è stato anche presentato il nuovo sponsor Eviva, uno sponsor importante di carattere nazionale.
Il presidente Campitelli ha dato questa notizia del, chiamiamolo reintegro, anche se poi Amadio non è mai stato fuori rosa, l'hanno spiegato anche i vertici, era al di fuori del progetto tecnico della società, però è stato inserito all'ultimo momento utile nella lista dei convocabili, quindi è già un passo avanti, no? Nel senso Amadio, in caso di necessità o dovessero comunque cambiare anche i rapporti, è disponibile, Zichella lo potrà convocare. Ma mi fa piacere perché io sono dell'avviso che lo stiamo strapazzando un po' questo giocatore, perché ha dato tanto i colori biancorossi, un giocatore di sostanza, e poi ecco, io dico questo, teniamocelo stretto perché tu mi parlavi di progetto, ma il progetto si vede se Quello funziona dopo di cui tre. hanno parlato Ecco, in questo mercato, durante questa fase di mercato, un po' tutti tutti quanti i quanti, vertici societari. ma il progetto se funziona si vede dopo 4-5 partite, e se poi non funziona, che facciamo? E allora un giocatore come lui, le alternative a lui, giocatori sui quali il mister ha lavorato durante l'estate, però sono degli illustri sconosciuti alcuni. Qualcuno ha giocato, tipo il centrale play dell'ex Atalanta, Ranieri. Ranieri, l'altro è un ragazzo bravo con tecnicamente Persia. Persia, però è tutto da Sono loro scoprire. due insomma, quelli che in questo precampionato Zichella ha utilizzato nel Sì, ma ruolo che è di Amadio. diamo a Dio, però ma Dio c'ha sostanza, c'ha esperienza, c'ha decine e decine di partite. Questi sono ragazzi comunque alle prime armi, non possiamo rischiare, ce l'abbiamo in casa, teniamocelo stretto, perché io sono convinto che poi alla fine Amadio sarà utilissimo alla causa biancorossa. Quindi io per certi Guarda. versi sono contento che. Leggiamo quello, per esempio, che dice la città su questo argomento nell'articolo di Jacopo Forcella legato appunto alla presentazione delle maglie avvenuta ieri mattina al Bonolis. Il Teramo svela le maglie e ritrova Amadio. Si legge, insomma, nel giorno in cui il Teramo presenta le nuove divise da gioco, la società reintegra Stefano Amadio, che in realtà non era mai davvero finito fuori rosa, ma non rientrava nel progetto tecnico di Giovanni Zichella. Lo dobbiamo aggiungere, no, anche noi, insomma, per volere, diciamo, della società che non aveva trovato l'accordo per la cessione del giocatore. La vera grande novità è proprio il mediano romano, perché insomma, la trasferta di Sudtirolo non manca poi tanto, e tutto sommato rinunciare volontariamente ad un giocatore con l'esperienza di Stefano Amadio, deve essere risultato un rischio troppo elevato. Giusto. Troppe le possibilità, continua l'articolo, che in 38 giornate delle defezioni come squalifiche e infortuni potessero ridurre all'osso il reparto nevralgico, con l'ulteriore beffa di avere sotto contratto un calciatore di indiscusso Bravo. valore e non poterlo utilizzare. È sicuramente questa la motivazione di Che abbiamo questo. detto anche noi, perché Esatto, insomma. meglio starci attenti, insomma. Magari non vuol dire che Amadio da domani venga immediatamente convocato, magari, insomma, probabilmente rimane questa gerarchia ormai preparata nel corso del precampionato, Sì, però è comunque un giocatore a disposizione, tenerlo fuori lista, quindi certo. anche non poterlo utilizzare in caso di necessità sarebbe stata una beffa. Certo, però Alessandro è una gerarchia sulla carta perché ancora giochiamo, le partite di vere ancora si giocano, quindi non possiamo dire che è una gerarchia già consolidata. Quindi io ci sarei, anche perché poi il campionato ci insegna che nell'arco del campionato poi arrivano 10 giocatori. Tu dici Tutto anche quello, tutto il contrario di tutto, successivamente. sì, ogni anno è così, perché magari non si va bene, la squadra non va benissimo e cominciano ad arrivare degli illustri sconosciuti che prima che capiscono dove si trovano è finito il campionato. Quindi cerchiamo, e io quando dico giocatori di sostanza che oramai stanno qui da parecchio, tipo Caidi, Speranza, Amadio, lo zoccolo duro un po' della squadra, io li terrei stretti, sono giocatori che vogliono starci, quindi già quel fatto lì sono legati alla maglia, sono legati alla città, sono legati. Poi Amadio ha sposato una teramano e Anche quindi per è motivi, diventato. insomma, personali e si sente teramano a tutti gli Certo, quindi effetti. diamo sempre un aiuto ai nostri. Io sono sempre dell'avviso che la penso così. Prima cerchiamo sempre di aiutare i nostri. Vediamo anche come tratta l'argomento il messaggero. Subito dopo, però, aver letto questo messaggio, Mister Di Felice Antonio potrebbe allenare anche club importanti perché si aggiorna continuamente, ma per noi telespettatori è meglio di no, così ci ascoltiamo dei commenti tecnici molto attendibili e dettagliati. Auguroni, mister. In effetti, noi ci fa piacere averlo Grazie, con molto noi, Diego Di piacere, Felice grazie, Antonio, grazie, nonostante ringrazio, troppo buoni, siete troppo assolutamente buoni, mi confondete. potrebbe tranquillamente sedere ancora in panchina. Ma la voglia c'è sempre, ma siamo vecchi, per molte società ci dicono che siamo già da qualche anno, quindi Per noi no, Diego, noi ti teniamo qui con noi. grazie. Dicevamo il messaggero, eccolo qua, Teramo, pace con Amadio, lo ha deciso
Campitelli, il patron, alla presentazione delle nuove maglie: non esiste alcun problema, il virgolettato, insomma, dopo che fino a qualche giorno fa, insomma, sembrava essere esattamente il contrario. Sembrava un appestato. Ora la convocazione dipende da Zichella, quindi diciamo che la società è come se avesse rimesso a disposizione dell'allenatore un giocatore che fino a pochi giorni fa invece era considerato fuori dal progetto tecnico, di cui l'allenatore, che aveva detto io sono un aziendalista, un dipendente, anzi aveva detto altre parole, io sono un dipendente, quello che quindi, mi dicono faccio, e quindi esatto quello che mi dicono faccio. Però da lui... oggi ha la possibilità anche di utilizzare Amadio, e io se penso volesse. Che il più contento è proprio Zichella, perché nel suo intimo sicuramente Amadio lo ritiene un giocatore importante per la squadra, per il campionato. Andiamo a leggere le parole proprio di Campitelli, riportate nell'articolo del Messaggero. Stefano fa parte del nostro gruppo, Stefano Amadio ovviamente, non c'erano problemi legati al ragazzo, è importante, per questo è stato inserito di nuovo in rosa. Dunque, insomma, sembra essere scoppiata la pace all'improvviso. Cosa che però non è avvenuta, come spiega anche giustamente andando avanti il Messaggero, l'articolo di Ania Cantagalli, cosa che non è avvenuta con Ferretti. Joao Ferretti, che continuerà ad allenarsi con la squadra ma non sarà convocato per i vari impegni, salvo diversa decisione in futuro. Chissà se, insomma, potrebbero cambiare le cose anche riguardo al terzino di origini francesi. Io, Alessandro, onestamente non ho capito questo acquisto, poi messo nel ripostiglio questo giocatore, no? No, cioè, non è che ha dimostrato negatività, perché il campionato... Così poco tempo, tra l'altro, poco tempo. Due mesi di preparazione. All'improvviso è stato relegato in un angolo, e poi è stato preso un altro calciatore che io mi auguro che vada bene, il giocatore, il terzino sinistro lì, che mi sfugge il nome. Vitale, l'ultimo tesserato da parte del Terra. Che è molto più anziano, Ferretti mi sembra che... Quanti anni ha Ferretti? Beh, Ferretti sicuramente, credo 24-25 anni. Ecco, un giocatore... Ferretti è destro, Vitale è sinistro. Diciamo che nel ruolo di Ferretti, sì, comunque ci sono Ventola, c'è Fiordaliso, cioè i terzini, il Teramo ce li ha quest'anno. Negli anni passati sembrava, cioè, essere il ruolo più sguarnito. Quest'anno le alternative ci sono, Mastrilli a sinistra, però, Mantini, insomma, sono diversi, certo, gli interpreti del ruolo. Certo, però il fatto che a sinistra giochi un destro non cambia, perché oggi molte, non è che tutti hanno i mancini, certo. Anzi, ti dirò di più, quando si fanno le diagonali e a sinistra c'è un destro, è più facile respingere la palla, perché ti giri verso la tua destra e respingi col piede destro. È molto più complicato per un mancino sulla diagonale lunga respingere con il piede sinistro, perché solitamente guardando verso destra il piede più vicino che anticipa, sì, è il destro, sì, sì. Quindi sei agevolato da quel lato lì, magari in offensiva sulla fascia sei portato a andare un po' verso il campo, però anche il nostro buon Stefano Scipioni giocava spesso anche a sinistra, rientrava sul destro e ha fatto dei gol dalla distanza tirando in porta di destro, quindi sì, sì, sì. Solitamente un mancino quasi sempre arriva al cross. Invece, se tu hai un destro a sinistra che entra sulla tre quarti e va al tiro, cioè può essere un'altra arma, in più, pericolosa, quindi, in avanti. No, quindi, e poi questo qui ha giocato a Terni l'anno scorso, sì. Insomma, ha giocato con una squadra che ha fatto la B, ha fatto le partite in B. Con tutto il rispetto per Vitali, che è un giocatore che non si discute. Beh, prima, grande esperienza tra i professionisti, però fino negli ultimi due anni, tre anni fa, se non sbaglio, sì, l'eccellenza, sì. Quindi ha perso un po' il ritmo, perché ha fatto l'eccellenza, questo è un punto di domanda, anche per problemi fisici, un grave infortunio che ebbe ai tempi del Pescara, che ne hanno un po' interrotto bruscamente la carriera. Ma lui non si discute, è un bravissimo giocatore, però anche qui stiamo attenti, teniamoci pure Ferretti a un certo punto. Se problemi visto che fisici, la società comunque tocchiamo ferro per li paga, lui, li deve comunque pagare, insomma, possono essere sempre utili. Bravo, problemi fisici tocchiamo ferro, che, certo, perché se sta bene non si discute Vitali. Sul caso Teramo Amadio anche il centro ovviamente si dilunga e dedica il titolo dell'articolo di Gaetano Lombardino: Teramo Amadio scoppia la pace, verrà reintegrato. Il patron Campitelli annuncia il ritorno in rosa del mediano, sarà a disposizione di Zichella, poi presentate le nuove maglie, e nei prossimi giorni la società valuterà se reinserire in squadra anche il terzino Ferretti. Lunedì il debutto a Bolzano, e quindi questa la grande novità di giornata in casa biancorossa in vista di questo esordio di lunedì contro il Sud Tirol a Bolzano. Allora chiedo alla regia, chiedo a Pietro Baldassare di mostrarci il quadro del primo turno di campionato del girone B di Serie C, così come è venuto fuori dall'urna del sorteggio e così come poi modificato dagli accordi tra le società per i vari anticipi, perché
Era previsto da calendario per mercoledì 19 settembre, ma solo una partita poi si giocherà mercoledì effettivamente, quella fra Ternana e Rimini alle 20:30. Le altre società si sono accordate tutte per gli anticipi tra domenica e martedì. E allora domani ci sono ben 5 gare: Fermana, Virtus Bekomp Verona, Gubbio Ravenna, San Benedettese, Renate, Monza, Feralpi Salò e Vicenza Giana Erminio tra le 16:30 e le 18:30. Lunedì l'unico match in programma è proprio quello del Teramo a Bolzano contro il Südtirol, lo ricordiamo, alle ore 18. Poi martedì 3 gare, Molese Albino Leffe alle 18:30, Pordenone Fano e Triestina Vispesaro alle 20:30. Si chiude appunto, come detto, mercoledì con l'ultimo match Ternana Rimini alle 20:30. Allora, Diego, insomma, già dare uno sguardo comunque ai nomi delle squadre che compongono il girone B, quest'anno sembra un campionato ben più competitivo e difficile rispetto agli anni passati. Campionato durissimo, campionato durissimo. Il girone più difficile è questo nostro. Le squadre che ci sono, il nome stesso lo dice, squadre di blasone antico. Adesso c'è anche il Monza con Berlusconi e Che sta per Galliani. Berlusconi passare di mano a Berlusconi e e Galliani, Galliani, immagino insomma, che squadra chissà. faranno, che hanno fatto e Ti continueranno a aspetti al fare. Bonolis, se dovessero prendere il Monza, venire a Ma non Teramo. vengono a Teramo, hanno altre Forse cose da. Galliani sì, Berlusconi non credo, Galliani però sì, ma Galliani forse sì. Berlusconi penso che ha altre cose da cui A cui pensare. pensare. Però Galliani sicuramente verrà. Magari non indosserà più la cravatta gialla, la famosa Però Scaramantico, però Scaramantico, chi lo sa, verrà. E secondo quindi me, fa cioè, onore a tutto il campionato, suo perché. carnet nell'armadio ce l'ha sempre. Ecco, poi squadre blasonate, i nomi, i soliti, Vicenza, Triestina, San Il Benedettese, nuovo Vicenza, che il nuovo Vicenza. nasce, come dire, grazie al Bassano di Renzo Rosso, insomma, che ha Certo, trasferito fondamentalmente il Bassano a Vicenza e ha preservato, come dire, la continuità storica del calcio vicentino, per il rotto della dopo cuffia, i guai dell'anno scorso. tutti i guai dell'anno scorso, agevolate, perché chiaramente se in quella situazione si trova il Teramo avremmo fatto una brutta fine. Saremmo al posto del Sant'Arcangelo, Cioè, al fondo, in posto del Serie D, nel girone Sant'Arcangelo. F di Serie D, perché il Sant'Arcangelo poi sta insieme alle teramane della Serie D. Certo, noi avremmo fatto la fine, quindi un po' come il Catania che pretendeva la B, e non si sa che cosa, stiamo andando fuori tema, però mi piace sempre ricordarlo perché non si sa che cosa, come è andata a finire la questione del treno I lì, treni il del treno gol. del gol, tutto finito, tutto insabbiato, comunque va bene, il calcio è questo. Buondì, scusami Diego, perché ti interrompo, ma noi ovviamente seguiamo anche il ritmo dei nostri messaggi da casa. Buondì, vedrete che sarà reintegrato anche Ferretti, è il più forte difensore della rosa, ci dice questo telespettatore. Campitelli lo farà di sicuro. Auguri mister Alex Grazie. Beneluc. Ciao, allora. Credo di aver Grazie. capito, è Mauro che ci scrive questo Grazie. messaggio. Ringraziamo. Dice che farà lo stesso Campitelli con Ferretti perché lo ritiene addirittura il difensore. Questo telespettatore Mauro ritiene Ferretti il difensore più forte della rosa. Esatto. Benissimo, sicuramente Mauro segue molto anche gli allenamenti, perché se parla così vuol dire che è molto addentro la cosa. Quindi io ho qualche allenamento, ho visto, a me non mi sembra, a me mi Hai visto sembra anche qualche amichevole, qualche insomma. amichevole, non mi sembra da buttare via, da buttare, anzi, è un giocatore, un buon giocatore. E ripeto, anche se non ha giocato tantissimo, però ha giocato in B, sembra la Serie B, quindi mandarlo via, chi siamo noi per mandare via Ferretti con la situazione in cui ci Tanto un troviamo? giocatore che il Teramo aveva seguito molto anche in passato, era stato vicino a Perciò, prenderlo adesso anche qualche anno fa. due sono le cose, o c'è stato qualcosa, non lo so, queste sono supposizioni a livello Certo. caratteriale, comportamentale, che magari hanno fatto storcere il naso un po' ai dirigenti, non lo so, queste sono supposizioni mie, perché se Assolutamente. no No, non ma si sono spiega. tutte motivazioni extra, cioè al di fuori di ragionamenti tecnici, sia quella relativa ad Amadio che quella relativa a Ferretti. Erano, per quanto riguarda Amadio, dobbiamo parlare al passato. Certo. Erano decisioni della società legate al progetto, appunto, e Certo. anche, dobbiamo dirlo, al budget a A disposizione. budget, cioè, sicuramente. Stavamo facendo le carte un po' al campionato, dicevi insomma che squadre blasonate non mancano, abbiamo parlato del Vicenza, il Monza che insomma anche in questa fase dove ancora non c'è stato il passaggio societario, comunque società che ha grandi ambizioni, la Ternana che ambiva tra l'altro al ripescaggio in Ripescaggio. Serie B, era una delle squadre che aveva fatto Con un ricorso. allenatore di grande sostanza, mi sfugge il nome adesso, allenatore che ha fatto la Serie A, la Serie B. Poi ci sono, adesso ce lo facciamo tornare in mente, altre società importanti, quelle che Decanio, comunque Decanio, Decanio, mi sembra. verifichiamo, altre società, quelle che
pur venendo dalla Serie C, che comunque hanno sfiorato più volte la promozione negli anni passati, una appunto il Sud Tirol, primo avversario del Teramo, ma non dimentichiamo comunque il Pordenone, la Feral Pisalò, che anche quest'anno ha rifatto una squadra per tentare comunque una scalata ai vertici, la San Benedettese, che piazza sempre caldissima, importante, ci prova sempre, punta al massimo, campionato molto molto difficile. Hanno preso un allenatore che è bravo, Maggi. Il Teramo, se vogliamo fare delle fasce, ma il Teramo, dove lo collochi? Il Teramo, onestamente, dobbiamo vederlo all'opera, perché ripeto, abbiamo fatto tolte le prime due amichevoli con Benevento e Pescara, poi abbiamo giocato sempre con squadre inferiori, di serie inferiore, e onestamente non è che abbiamo fatto la nostra bella figura decente, più che altro passando per cercare anche il torneo di Coppa Italia, ecco, che insomma è importante, hanno fatto bene la partita di Coppa, però ripeto, il campionato è un'altra cosa, dobbiamo vedere 4-5 partite iniziali per poterci rendere, ecco, già la partita di domenica, Alessandro, è importante, perché questa è una squadra fortissima, lo dicevo prima, quando una squadra ti elimina un Frosinone di Serie A, un Venezia di Serie B dalla Coppa, l'anno scorso ha fatto i playoff, si presuppone che quest'anno dicono che si è rafforzato, ha preso De Rose, che è bravissimo, lo conosciamo, centrocampo, c'è Morosini, c'è gente collaudata, forte, davanti c'è Costantino che non scherza. Grande sorpresa dello scorso campionato, che vorrà confermarsi, certo, anche quest'anno. C'è Fink, Tait in mezzo al campo, è una squadra che gioca assieme, giocano quando attaccano è un 3-5-2, questi giocano che storicamente cambia sempre pochissimo, punta sulla continuità e dunque ha creato un gruppo solido, certo, stabile, che dunque anno dopo anno riesce a mantenere alti livelli di gioco e di competitività. Certo, hanno giocatori che oramai stanno lì da Fink, l'hanno fatto capitano l'anno scorso, sì. Sono sette domeniche, è partito dal giovanile, è una pedina importante del centrocampo. Poi c'hanno Berardocco, Morosini sulle fasce, Fabrio Neto, due che spingono come ossessi, fa un 3-5-2, e davanti c'è Costantino, che ha giocato in Abruzzo a Morro d'Oro, a Piletese, Puro Sangue. Ha giocato a San Nicolò. Purtroppo è arrivato tardi nel calcio che conta, perché ha perso tanto tempo a Morro d'Oro, Pineto, San Nicolò, con categoria inferiore, poi finalmente poi, a Pesaro. Con la Vis Pesaro, l'esplosione in Serie D, capocannoniere, si è guadagnato la chiamata del Sud Tirolo in Serie C, anche l'anno scorso ha confermato tutte le sue qualità segnando tanti gol anche in Serie C. Ed è ambizioso, perché ho letto un servizio di un giornale di lassù. Dice che leggerlo? Sì, di solito scrivono in tedesco. Però sono andato sul computer, ho letto un articolo. È ambizioso, vuole andare in Serie A. Ha detto: io la mia ambizione è arrivare in Serie A. Qui mi trovo benissimo e cercherò di dare il massimo. Quindi noi dobbiamo stare, ecco, tornando al Teramo, le nostre possibilità. La speranza è un po' che il percorso di Costantino dalla D alla C, confermando quanto di buono fatto, lo possa fare di Renzo nel Teramo, no? Certo, un certo po' quel genere di giocatori, grandi stagioni in Serie D, quest'anno chiamato forse anche un po' tardi, noi come ce età, sì, al salto di livello, sperando insomma che possa confermarsi. Noi ce l'auguriamo che Di Renzo sia un po' come hai detto tu, come Costantino, se lo sono scordati tutti per 7-8 anni, e poi è un giocatore che è cresciuto sempre, sì, quindi magari Di Renzo, se lo sono scordati tutti, lassù in Altitalia, e qui quest'anno farà un grande campionato. Noi lo auguriamo a noi stessi, a lui. Espressamente voluto e richiesto da Zichella, che lo conosceva molto, quindi, bene. Però dai, le partite vanno giocate, non è che giochiamo contro 15-20 giocatori, giochiamo 11 contro 11, e come le leggi dall'inizio, poi magari riesce a fare risultato. E, insomma, sono partite... perché è una gara importante proprio per cercare di capire di che pasta è fatto il Teramo. Ecco, no? Quello dicevo. È un primo test davvero utile, anche se è già campionato e contano i tre punti, però lo si può considerare davvero quasi come un test generale per capire di che livello è la squadra. Certo, perché lì tu giochi con una squadra forte in tutte le parti e vedi che cosa sei. Perché se giochi magari con una squadra da cuscinetto, però non lo sai perché è la prima di campionato, magari vinci e ti illudi e poi in effetti non è quello che... E quindi queste due partite ci diranno già che cosa siamo. Quindi per certi versi è anche positivo, così se da fare qualche piccolo ritocco lo facciamo subito, ma io mi auguro che non ci serva, insomma. Poi c'entriamo nella questione tattica, perché Zichella, come insomma più volte dichiarato anche ai nostri microfoni, sembra non derogare minimamente dal suo credo tattico, il 4-3-3, squadra impostata, giocatori presi anche per questo tipo di gioco e preparazione, precampionato, tutta quanta svolta per allenare la squadra al 4-3-3, alternative almeno sul campo mi pare che non siano mai state provate,
Speriamo vada sempre tutto bene, insomma, e che questo modulo possa dare i suoi frutti per tutta quanta la stagione. È un argomento, Diego, al quale tra un po' ovviamente ti faccio, sul quale ti faccio C'è molto da intervenire, dire, sì. perché c'è molto da dire. Lo facciamo subito dopo questa pausa pubblicitaria. Al rientro sentiremo anche le impressioni alla vigilia del campionato del capitano Ivan Speranza. Dunque, a tra pochissimo, ancora qui con Di Prima Mattina. E a destra. E allora eccoci di nuovo insieme. Chiacchieravamo durante la pubblicità, c'eravamo un po' distratti perché ci collegavamo proprio al discorso del modulo, il modulo del Teramo. Allora stavamo cercando già di capire se potesse essere questa la strada giusta per il Teramo, secondo Zichella. Sì, e noi rispettiamo ovviamente, come dire, il ruolo dell'allenatore e auguriamo che possa andare sempre tutto bene con il 4-3-3 di Zichella. Diego Di Felice Antonio, come tante volte, tra l'altro anche negli anni passati, ha detto, insomma, è sempre meglio avere anche delle alternative, dei famosi piani B, se le cose non dovessero andare benissimo. Certo, no, il mister è un puro, il mister viene dal settore giovanile e quindi nel settore giovanile si gioca col 4-3 perché i tatticismi, i machiavellismi tattici non esistono a livello di squadre primavera, a livello di squadre minori, allievi. Ti insegnano a giocare il calcio, no? Però poi nella realtà quando vai a giocare una Serie C e io voglio fare il 4-3 contro una squadra a specchio che mi fa il 4-3. Io, è bello il mister quando dice, e io mi auguro che sia così, che col 4-3 tutto. Però se di là c'è una squadra avversaria che ha a specchio, cioè il 4-3, ed è molto più forte di te nei reparti, ecco perché sarà importante vedere nei confronti diretti, perché un 4-3 contro un 4-3 si creano delle coppie, è a Certo, specchio. certo. E allora lì si vede se i tuoi tre centrocampisti in fase di interdizione sanno rubare palla, i tuoi tre centrocampisti in fase di costruzione sanno costruire meglio degli altri, perché se sanno costruire di meno e gli altri prendono sopravvento, tu perdi la partita. Se sai costruire di più e gli altri prendono sopravvento, e tu prendi sopravvento, la partita la vinci. Se tu hai le tre punte che fanno paura, due esterni che o a piedi invertiti o larghi, che o crossano, entrano dentro e vanno al tiro, è la prima punta, fortissimi, va bene, ma se quelli di là sono più forti di te, allora io dico che spesso e volentieri succede che durante la stessa partita parti con un bel 4-3, ecco, domenica per esempio noi giochiamo contro una squadra che fa il 3-5-2. Io perché dico sempre, ripeto, noi ci piace parlare per aiutare, non Poi stiamo parlando per fare il davvero prima presuntuoso. di vedere, insomma, poi Parliamo di effettivamente calcio. come il Teramo scenderà in campo e Certo, come si certo. comporterà. Sono Noi, tutti discorsi ancora da da pre-campionato. pre-campionato. Noi parliamo di calcio, cerchiamo di parlare veramente di calcio, quello che può succedere. Ecco, domenica noi giochiamo, lunedì, con una squadra che fa il 3-5-2, dove si presuppone che ci sono Costantino e Mazzocchi o Turchetta, vecchia conoscenza della Fermana, con due punte vicine, no? Allora io dico che 4 a 4 tira, Certo. quindi centrocampo a 5, loro, cioè devi vedere di là che succede, perché dopo un po' Tu sei devi, insomma tatticamente ti dell'idea devi. che devi sempre O cercare di mi adeguo adeguarti o si adeguano gli all'avversario. altri. Siccome questa è una squadra che di solito lotta per i quartieri alti, secondo me non si adeguano loro. Quindi se tu vuoi cercare di imporre il tuo gioco, e allora lo devi imporre come Dio comanda, se no rischi. Allora, avevamo detto prima, andiamo a sentire le valutazioni e le impressioni alla vigilia della nuova stagione del capitano Ivan Speranza, ormai ottava stagione a Teramo, una bandiera di lungo corso, un teramano acquisito a tutti gli effetti, e dunque dalle sue parole cerchiamo di capire qual è anche l'umore del gruppo, le impressioni, il livello di consapevolezza alla vigilia del campionato. Ascoltiamolo. Proviamo a lasciarci alle spalle questa lunga attesa, quest'estate lunghissima prima dell'inizio del campionato ed entriamo in clima, finalmente si gioca lunedì l'esordio, non dei più semplici, trasferta lunga, faticosa e contro un avversario tosto come il Südtirol. Sì, finalmente si inizia, dopo come hai detto tu, un ritiro lunghissimo, mai capitato in vita mia, molto strano, ma purtroppo è capitato questa cosa che secondo me è una cosa bruttissima nel calcio, per tanti motivi, però finalmente si inizia, pensiamo, come hai detto tu, al Südtirol, una squadra forte, una squadra organizzata bene, giocatori importanti, che lo scorso anno comunque è arrivato quasi fino alla fine della manifestazione. E quindi dobbiamo essere veramente pronti da subito. Tu ci sarai, come sono le tue condizioni? No, sto migliorando giorno dopo giorno. Giustamente mi sono preso qualche giorno in più,
senza rischiare nulla, perché comunque il campionato non va. Quindi siamo andati con lo staff medico, staff tecnico, ci siamo presi qualche giorno in più per non rischiare nulla. Ce la sto mettendo tutta per esserci e farmi trovare pronto per lunedì. E invece le condizioni generali della squadra, del gruppo, sia fisicamente anche per quanto riguarda i progressi fatti in questa preparazione da un punto di vista tattico e mentalmente, quali sono? Fisicamente, se non iniziano le partite ufficiali, secondo me è sempre difficile. Uno, il mister con il prof ci stanno facendo lavorare, ci hanno fatto lavorare tanto, ma ovviamente la condizione poi la prendi solo con le partite, secondo me. Il gruppo sta bene, c'è il giusto entusiasmo, la giusta voglia, che dobbiamo portarla in campo la domenica, di far tutto quello che abbiamo fatto durante questo ritiro per far bene e per soprattutto iniziare bene questo campionato. L'avvio del campionato non è semplice, perché poi subito dopo l'esordio ci sarà una gara che è già di per sé diversa da tutte quante le altre, quella contro la San Benedettese. Sì, infatti, un bel campionato, un bel avvio di campionato, subito bello importante. Come hai detto tu, la seconda partita c'è subito a San Benedettese, per noi è una partita ben sentita qui e ci teniamo a far bene, come tutte. Ovviamente noi dobbiamo pensare partita dopo partita, e adesso pensiamo al Südtirol senza pensare, comunque abbiamo un avvio di campionato importante, perché nelle prime 6 partite abbiamo 4 trasferte e quindi già questo ti dice tutto. Però non dobbiamo fasciarci la testa, pensare partita dopo partita e, ripeto, noi dobbiamo iniziare bene per creare quel giusto entusiasmo che ti porta a giocare con più leggerezza, con più semplicità. Allora, abbiamo ascoltato anche dal capitano Ema Speranza, l'impressione che se ne ricava, Diego, è che anche i giocatori magari ancora non siano in grado di autovalutarsi pienamente, perché aspettano davvero gli impegni, i primi impegni ufficiali per capire di che pasta è fatto questo Teramo. Speranza ha detto: noi dobbiamo ragionare giornata dopo giornata, crescere gradualmente, però cercare di partire bene, perché comunque con le cose vanno, come dire, sempre meglio, migliorano automaticamente. Certo. Nonostante un calendario ancora una volta non benevolo col Teramo, perché 4 trasferte nelle prime 6 giornate. Però, ecco, a maggior ragione ci dirà di che pasta è fatto il nostro futuro. E niente, le partite vanno giocate, vanno lette bene all'inizio, quando entri in campo. Ripeto, la tattica per me è basilare. Ecco perché noi giochiamo con un sistema, non lo puoi dire. Per dire io gioco con questo, cioè non lo fa Allegri nella Juve, che cambia spesso, perché lo fa il Real, lo fa il Barcellona, loro fanno il sistema 4-3-4-3 di scappa, perché sono dei grandi interpreti. Però già le squadre italiane, che il tatticismo è insito in ognuna, dalla Serie A all'ultima categoria. Vale sempre appunto Allegri, più la tattica che sulla tecnica. Gli rimproverano i tifosi, non sono contentissimi di Allegri, perché c'è un'armata. Allegri, quando mette i panchinari, mette una squadra europea. Però lui, 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1. Quindi, cambia in continuazione. Cioè lui gioca con l'Atalanta, se non gli conviene, perché cambia l'Atalanta modulo. Tatticamente fa paura, perché Gasperini, grande interprete anche lui, grande. A 10 marcature, cioè Gasperini uomo contro uomo a tutto campo, se uno va a vedere il gioco dell'Atalanta. Quindi anche la corazzata Juve si adegua, allora che si deve fare? Magari oggi questi seguono a uomo tutti quanti, magari gioco col finto centravanti che mi porta a spazio centrale, quell'altro che non dai riferimenti, perché vogliono giocare a uomo, l'Atalanta vuol giocare uomo contro uomo, io non gli posso dare 3 punte che loro poi gli mettono i denti al collo, no? Quindi se lo fa la Juve, tu dici, perché non lo fa il Teramo? L'Inter, quindi noi che non siamo tutti giovani, ecco perché ho paura. Noi giochiamo così, sicuramente io mi auguro che sia così, perché se è così vuol dire che sono forti. Comunque, che siamo forti. Lunedì avremo la controprova, oggi pomeriggio c'è la rifinitura al Bonolis alle 17, anticipata dalla conferenza stampa prepartita del mister, dove magari svelerà anche qualche dettaglio in più. Non darà la formazione, perché non la darà mai ovviamente Zichella, cercherà di essere il più abbottonato possibile, però qualche indicazione
magari verrà fuori. Poi lunedì vedremo, insomma, cose fatte, quali saranno state le scelte del mister e come si sarà comportato il Teramo. Tra l'altro, sì, tu... Vuoi dire qualcosa all'avversario? Sì, sì, lo diciamo subito, stavo anticipando il fatto che lunedì sera, ovviamente nella puntata di Indiavolati, alle 21, a caldo, commenteremo tutto quello che sarà accaduto al Druso di Bolzano e vi mostreremo anche le prime immagini del match che ci giungeranno proprio a disposizione per poterle commentare insieme anche a Diego, che sarà con noi lunedì sera in trasmissione. Chiudiamo l'argomento Teramo con appunto un'analisi rapida sul prossimo avversario, su Tirol. Sì, due paroline. Giocano con il 3-5-2, c'hanno Offredi in porta, che è un ottimo portiere. Gioca e sarà squalificato con Vinetò centrale di destra, Casale centrale, Gerardi, però Vinetò non c'è, quindi o gioca Crocchianti o gioca Della Giovanna. In mezzo a campo, sugli esterni, c'hanno Oneto a destra e Fabbri a sinistra, che ha fatto il gol a Venezia in contropiede micidiale, su una pericoloso sulla fascia. Ecco. Poi in mezzo al campo c'hanno Morosini centrale, Fink, che è la stella locale dal settore giovanile, sempre in questa squadra, capitano, e Berardocco. Se non gioca Berardocco, c'hanno De Rosa dal padella nella brace, perché Berardocco è meno conosciuto, le prime armi, invece De Rosa una vita di squadre come la Regina, è un maschino di centrocampo. È una squadra assolutamente composta da gente esperta, e soprattutto il Teramo, quando ha giocato con Sostituto, ha sempre sofferto molto il dinamismo di questa squadra. Squadra veloce, aggressiva, sì, pressa, riparte veloce. Sì, perché loro davvero una delle migliori squadre. Sì, perché del girone. Loro quando attaccano, oltre con gli esterni che spingono, però i centrali si inseriscono, perché Costantino, le punte sono Costantino e Mazzocchi, questo ragazzo dell'Atalanta che però segna poco, non ha fatto quasi. È stato in prestito l'anno scorso a Siracusa, non ha segnato mai, però ne parlano un gran bene, ha giocato dai 14 anni fino a 21 e niente, però c'è Turchetta, che è ex Fermana, proprietà del Lecce, che è un giocatore di sostanza. Ancora due paroline per ricordare un po' che Motta, Molinari e Tulli vennero, sono ex, tutti ex venuti da questa squadra al Teramo, viceversa Servili, Fimognari dati al Teramo, su Tirol. E questo insomma un po' anche un po' di storia del Teramo legata appunto all'avversario, il Sud Tirol. Per chiudere l'argomento ed entrare invece nel capitolo Serie D, perché domani parte il campionato di Serie D, il girone F, quello delle abruzzesi, del quale fanno parte anche le tre teramane. Allora andiamo a vedere qual è il quadro della prima giornata di campionato, che presenta, caro Diego, già dei match non indifferenti, soprattutto per gli abruzzesi. Guarda subito, Avezzano-Cesena, big match di giornata, perché il Cesena, l'abbiamo detto prima, che storia ha alle spalle e come ci è finito in Serie D. L'Avezzano, come ogni anno, parte con grandi ambizioni. Castelfidardo-San Nicolò Notaresco, esordio in trasferta, la nuova realtà del Notaresco, del presidente Salvatore Di Giovanni. Forlì-Isernia, derby, Francavilla-Pineto, subito la prima giornata. Matelica-Vastese, altro big match, tra l'altro con l'ex direttore sportivo Ciccio Micciola, oggi al Matelica, ex Vastese. Esordio in trasferta anche per il Giulianova, che va ad Agnone contro l'Olimpia Agnonese. Recanatese-Jesina, San Maurese-Montegiorgio, San Giustese-Campobasso, Sant'Arcangelo-Savignanese, tutte le gare domani alle 15. Sì. Bel campionato anche questo. Bel campionato, l'Avezzano, ecco, subito con l'Armata Cesena, quindi ci sarà un afflusso di pubblico notevole, perché Cesena vuole. Guardate questo articolo del Messaggero di oggi: 600 biglietti ai tifosi del Cesena, 300 quelli già venduti ad Avezzano, 10 testate giornalistiche e 6 emittenti televisivi accreditate tra Abruzzo ed Emilia Romagna. Insomma, questo per far capire cosa sposta una squadra come il Cesena in Serie D. Certo, è un po' come il Parma 2-3 anni fa, che è tornato in Serie C, ma il Cesena da lustro a questo campionato. Per quanto riguarda, se riguardiamo il quadro un attimo. Sì, ce lo rimettiamo subito in grafica, ci pensa il nostro Pietro, eccolo qua. Ecco, questa partita del San Nicolò Notaresco a Castelfidardo, io mi auguro per il presidente Giovanni che faccia un colpaccio, anche perché il mister l'ho allenato a San Benedetto, ci tengo Mirko a dirlo, Cudini. Mirko Cudini, il quale ha le prime armi come allenatore, però ha le idee chiarissime, insomma. Un bel precampionato. Per quanto riguarda il Pineto... Subito derby a Francavilla, e anche questo è un avvio non semplice. Un avvio non semplice, Francavilla è una signora squadra, io ho scritto qualcosa qui per ricordare, c'ha giocatori importanti, c'ha Sanchez e Banegas davanti, il Francavilla, il Pineto c'ha Pomandi in difesa, c'ha Mauro, che è una
garanzia. Ormai squadra insomma che è ripartita dall'ossatura dello scorso anno con qualche ritocco per tentare di migliorare. Una stagione comunque già positiva conclusa con i playoff. Con i playoff. La Vastese di Palladini, il passo falso di Cassino in Coppa, però è una squadra solida. La Vastese è una bella squadra. Il Materica ci riprova anche questa per l'ennesima volta. Con... Però quest'anno insomma forse ha ancora più concorrenza rispetto agli anni passati. Certo, certo, sicuramente. Solo per la presenza del Cesena già quello basterebbe, già come dire, a limitare la lotta al vertice. Il primo posto si dice, però poi le partite vanno giocate perché il campionato è duro. Cesena avrà i suoi... Poi Giulianova, una bella squadra. Giulianova che 5-2. Torna in Serie D dopo qualche anno, insomma completa questa promozione nel giro di 2 anni, insomma vittoria certo. Immediata di promozione d'eccellenza. Loro si nascondono, dicono vogliono fare un campionato di transizione, però poi i giuliesi riconosciamo. La piazza è quella che è importante. Se si trovano calda. Lì i primi posti, poi spingono, magari sono una sorpresa. Allenatore nuovo, Nico Stallone. Pieno di sanguigno che vuole arrivare, scontento di stare. Giulianova, poi c'ha Tozzi Borsoi, c'ha Del Grosso, anche Di Paolo. Qui la società ha deciso di confermare l'ossatura di questo ciclo di questo che ciclo. Si è aperto dalla promozione che ha riportato la squadra in Serie D. E quindi anche il Giulianova, insomma, hanno un buon portiere, Sciba che è un buon portiere, quindi anche il Giulianova è una squadra che può dire la sua. Altre partite mi sembra... Beh, queste sicuramente sono cartello con le abruzzesi, insomma, che abbiamo esaminato tutte. Poi ci sono le romagnole, c'è il Sant'Arcangelo, l'abbiamo citato prima, il Sant'Arcangelo neo retrocesso dal campionato di Serie C al termine del play-out contro il Vicenza. Insomma, è un campionato, sicuramente sarà un campionato ancora che scotta tanto a Sant'Arcangelo, esordisce contro la Savignanese neopromossa invece, quindi un derby romagnolo alla prima giornata. No, Alessandro, è un campionato sicuramente, come abbiamo detto prima, è una squadra, quindi anche in questo caso con tanti turni infrasettimanali a rendere ancora più insomma difficile e impegnativo l'impegno delle squadre in campo. Il livello tecnico si è alzato perché sono tutte anche qui squadre di un certo blasone, quindi bellissimo campionato da seguire dopo il Teramo, chiaramente il campionato del Teramo. Da queste prime valutazioni che tu hai fatto anche nell'esame della prima giornata, concentrandoci sulle tre teramane, Giulianova, Pineto, Notaresco, secondo te chi è che ha qualcosina in più? Ma io dico che il Pineto è più collaudato, il Notaresco incognita, allenatore nuovo, società quasi nuova perché era il San Nicolò che gioca a Notaresco, quindi c'è qualcosa che scoprono all'improvviso un campionato duro. E la Vastese è una buona squadra, però io vedo il Pineto perché già collaudato, Amavolo, un vecchio marpione, è un altro di quelli che sa sporcare le partite, che sa adeguare all'occorrenza e sa imporre il suo gioco all'occorrenza, quindi lo vedo un pochino più. Però l'incognita Giulianova, perché l'euforia, risalire, perché l'ambizione loro di far bene, ma di raggiungere il Teramo, possibilmente in C. Noi dobbiamo rimanere in C e quelli faranno di tutto, perché poi si sa che alla fine il derby abruzzese è per eccellenza, quindi ci manca questo derby, ci sfottò tutto quello che vuoi, però poi alla fine ci deve essere questo derby e noi ci auguriamo che Giulianova ci raggiunga per poterlo battere poi chiaramente in Serie C. Da tifoso del Teramo. Allora seguiremo da domani anche il campionato di Serie D, lo faremo anche a caldo, in tempo reale, durante Stadium Live alle 14.55 per seguire gli aggiornamenti in tempo reale dai campi e poi tutte le immagini, i commenti con gli ospiti in studio e collegamenti telefonici di Studio Live a partire dalle 19 per fare il punto sulla giornata di campionato. Serie D, ma anche eccellenza e promozione. L'eccellenza che domani celebra già la terza giornata di campionato, terza giornata alle ore 15 con queste partite in programma: Acque Sapone Amiternina, Chieti Capistrello, il Delfino Flaccoporto Miglianico, Martinsicuro Penne, Nereto Angolana, Paterno Cupello, San Buceto Nero Stellati, Spoltore Ponte Vomano e il derby teramano Torrese Alba Adriatica. Un'eccellenza, Diego, che dopo le prime due giornate vede in testa a punteggio pieno solo Chieti e San Buceto, solo due squadre hanno vinto le prime due, alle loro spalle tentano già di guadagnare un posto Torrese e Nereto, che hanno iniziato bene con una vittoria ed un pareggio, quindi 4 punti, eccola qui la classifica, sono insomma anche sulla carta le due teramane che sembrano meglio attrezzate rispetto al lotto delle partecipanti. Certo, comunque ecco, il Chieti
da come si evince dalle due prime partite, è una squadra fortissima, almeno sembra. Quello che dà fastidio un po' del Chieti, io questa è una cosa che non riesco a capire, no? Parliamo del calcio italiano, che non riusciamo a fare una nazionale di italiani perché i settori giovani sono pieni di giocatori di colore, è chiaro, no? Nei ruoli migliori giocano giocatori stranieri, è chiaro che non usciranno più i Totti, non usciranno più i Del Piero, non usciranno più i Baggio. Però è strano che Chieti, Delgado, Tato, Marouane, Paquito, Angelet, cinque spagnoli. No, nomi chiaramente abruzzesi. Abruzzesi, ma come io dico, no, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, ognuno fa quello che vuole, però io da italiano... Poi no? Sono giocatori che comunque sono già da alcuni anni, tra l'altro, nell'eccellenza abruzzese, insomma... Però io con tutto il rispetto... Lo Spoltore aveva diversi di quei spagnoli, quest'anno il Chieti ha puntato su di loro. Certo, io penso che cinque giocatori nel campionato d'eccellenza, se esiste in Spagna, italiani non ci sono. No. Io, perché qui non parliamo di Serie A e Serie B, che già non va bene, secondo me. Dovrebbero giocare due stranieri, tre massimo, no, 11 stranieri. 18 stranieri con le panchine, guarda l'Inter, proprio internazionale. Queste però insomma sono le regole del calcio internazionale, della famosa legge Bosman in poi e tutto il resto. Tornando al Chieti, quello che conta è vincere, Trovarello è preparato, il direttore sportivo sa quello che vuole, si è preso questi giocatori perché evidentemente tecnicamente e tatticamente ci punta. Poi c'hanno Michichele, Cese, Delgado, cioè in avanti. Questi giocatori comunque in grado di risolvere le partite come hanno fatto... contro il Ponte Romano l'ultima volta, sì, perché fatto... la partita era sofferta, poi c'è stato lo spunto di Michichè che ha risolto, certo, la gara. E lì non mi è piaciuto il mister Marino, perché alla fine ha fatto un pochino lui il saccente, come la vedo io, bravissimo, però siccome aveva intervistato l'allenatore del Ponte Romano, che aveva detto con un po' di fortuna forse il pareggio lo potevamo prendere, lui ha detto no, non esiste, loro giocavano palle lunghe sulle seconde palle, noi giocavamo la palla a terra, ma ognuno sfodera le armi che ha a disposizione. Che ha a disposizione, non ho capito, tu devi ecco il discorso di prima, loro non alla pari non riescono a competere con te, ma torniamo al 4-6, sì, no? Sì. E allora salgono in centrocampo, raggiungono direttamente le punte, la mettono più sull'agonismo. È sull'agonismo, quindi non mi è piaciuto. Per quanto riguarda le altre squadre eccellenza, la Torrese poteva vincere anche domenica, però un pareggio, però è una squadra, una realtà, perché sulla forza dello scorso anno, magari con qualche piccola aggiunta, un allenatore, sì, ripeto, l'ho detto altre volte, Narcisi è un ragazzo preparato. Nonostante la giovane età. Nonostante la giovane età, mi diede un'impressione. Il fatto suo. Sì, perché poi il campionato si sa, il calcio. Però vedi l'amichevole contro il Teramo, vedi una squadra in campo con idee chiare, con un gioco moderno, con complimenti veramente. Quindi la Torrese. Poi ci sono altre squadre, adesso non c'è il quadro, mi sono sfuggite le altre. Però. Beh, cioè, vabbè, la Torrese che tra l'altro affronta l'Alba Adriatica di Domenico Izzotti in questo derby teramano, squadra giovanissima. Ma a me è piaciuta bravo, una dichiarazione di Izzotti, detto per me. Un ragazzo di 17-18 anni non è giovane per giocare a calcio, soprattutto in eccellenza. Ma ha ragione. Sono pronti per giocare in Serie A a quell'età perché non possono giocare in eccellenza. Ma ha ragione, ma infatti... E questo Alessandro, è un po' il credo della società Alba Adriatica, sposato appieno da Domenico Izzotti. Ma è così, se sai giocare al calcio, sai giocare al calcio. Io mi ricordo Cappellacci a 18 anni, Rumignani gli mise in mano il re del centrocampo. Lui è da re, 18 anni. Gli spagnoli a 19 anni diventano campioni del mondo. Del mondo, oppure certo, la Coppa dei Campioni vincono. Esatto, perché non si può giocare in eccellenza a quell'età. Se il ragazzo ce l'ha preparato bene. Perché voglio dire, queste categorie, le categorie regionali, dovrebbero essere proprio palestre per i migliori giovani, certo, no? Per poi mettersi in mostra. Certo, quindi no, poi l'Alba Adriatica è anche fortunata perché Domenico nel è bravissimo nel, sì, lavorare con i ragazzi. E domenica scorsa nel finale ha colto questa vittoria preziosissima a Penne, con un campo difficile. Con un cambio azzeccato, però fatto più, cioè distinto, ha messo dentro questo ragazzo che l'aveva visto bene e gli ha fatto il gol. Esatto. E quindi sulla falsariga degli anni passati l'Alba Adriatica ha sposato questo programma sempre di far giocare i giovani locali, e complimenti a loro, come il Martinsicuro, altra squadra giovanissima che Di Fabio la sta che domenica stava per fare il colpaccio contro un ben più esperto e preparato Spoltore, quello sì, della con squadra di Ronci, sì, rigore in pieno recupero che ha negato la vittoria al Martinsicuro. Ci sono rimasti male, è successo un pochino, ci sono stati sì, Raffaelli, poi alla fine sì, giù sono sanguigni pure loro. Però meritavano di vincere, onestamente. Però lui lavora durante la settimana e poi raccoglierà sicuramente i frutti. Spoltore che affronterà il Ponte Romano, appunto, abbiamo detto, altra squadra che si era ben comportata contro il Chieti. Il Nereto che ha vinto il recupero infrasettimanale a Capistrello, fuori casa, 1-0 con gol di Veccia, ha iniziato bene, dunque affronta un avversario ostico come l'Angolana. L'Angolana è sempre da prendere con le molle, c'è un blasone anche l'Angolana, giocava con il Teramo tanti anni fa, però... Sa il fatto suo Pasqualino Di Serafino, quindi è partito bene in Nereto dopo il pareggio un po' fortuito perché poteva anche vincere, però alla fine rischiò pure la prima col in casa Ponte Romano. Romano. Sì, 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 partita comunque però aperta. È una squadra forte, è una società solida.
hanno fame di calcio, quello, Nereto è veramente una piazza che è rimasta troppo a lungo lontana dal calcio che conta. E quindi vuole fare bella figura in questo campionato sicuramente di eccellenza. Sono galvanizzati anche loro, adesso è prestissimo, siamo appena alla terza, però mai dire mai, potrebbe essere anche una realtà del campionato. Assolutamente. Andiamo a chiudere con invece il quadro della seconda giornata del girone A di promozione, gare che iniziano alle 15:30, eccole. Ecco gli accoppiamenti: Borgo Santa Maria Montorio, Morro d'Oro Sportland Celano, Pucetta Mociano, Real Trecci Atria Angizia Luco, Rosetana Piano della Lente, San Gregorio Nuova Sant'Egidiese, Sant'Omero Fontanelle, Torni in parte Castelnuovo, Tosticia Mutignano. Nella prima giornata tanti 0-0, ricordo questo particolare, 4 o 5 partite terminate 0-0, quindi evidentemente ancora squadre in rodaggio alla prima di campionato. Domani altri derby, altre belle sfide che interessano le teramane, che sono le protagoniste di questo girone. Certo, qui sono squadre, ecco, il Piano della Lente che è iniziato bene con una vittoria contro l'Atria, Trecci Miniere. Quindi è una squadra che comunque anche il Piano della Lente è una bella squadra. Gioca a Roseto domani con una Rosetana che aveva messo in seria difficoltà la Sant'Egidiese. La Sant'Egidiese che stava addirittura vincendo la Sant'Egidio. Due volte in vantaggio e poi alla fine la stoccata finale della Sant'Egidiese e la vittoria per 3-2 dei giallorossi. Certo, la Sant'Egidio è un campo ostico per il tifo, per le squadre. Le squadre della Sant'Egidio sono sempre squadre sanguigne, squadre che fino all'ultimo istante non ti danno tregua. Io ho delle esperienze. Una loro caratteristica. E con un pubblico che ha avuto anche categorie superiori, ha fatto la Serie D, quindi molti giocatori sono nati nella Vibrata, quindi sono zone, sono città, sono paesi che veramente, insomma, piazze calde anche che danno, come dire, una spinta in più alle squadre, insomma, in campo, no? Alla loro squadra. Se, il pubblico di Sant'Egidio è un uomo in più in casa e in trasferta, poi magari in trasferta qualche volta esagerano. Però l'esordio di domenica scorsa con uno dei tanti 0-0 di cui parlavo, anche per il Montorio, forse una delle squadre meglio attrezzate del girone, fermato sul proprio campo dal Sant'Omero. Squadra di giovani anche questa. Squadra di giovani, ma con qualche elemento di grande esperienza come D'Alessandro, Giglio, insomma, sì. Alla fine la società ha puntato anche su questi elementi di grande esperienza. Quei due o tre giocatori importanti che fanno fare da chioccia. Da chioccia e poi a una squadra giovane. Anche lì Alessandro con un allenatore di esperienza. Come Vittorio Calabrese. Montorio di Bruno Di Luigi che domani gioca a Pineto col Borgo Santa Maria e Sant'Omero che invece ospita il Fontanelle. Due derby dunque tra i vari di questa giornata di campionato. Ma anche il campionato di promozione è salito di livello, perché uno pensa il campionato di promozione oggi con il calcio che vediamo, tanto calcio vediamo in televisione, che vediamo continuamente partite, si arricchiscono tutti gli allenatori, i ragazzi stessi. Noi una volta 40 anni fa che vedevamo una partita in bianco e nero, un ragazzo non poteva mai apprendere qualcosa. Vedere oggi ti metti lì e un ragazzo che fa l'attaccante si mette a vedere le partite, sai, qualche movimento. E poi magari va lì al cortile e si mette a rifarlo, poi va alla scuola calcio, la pro. Cioè, quindi tutti crescono, gli allenatori crescono a livello tattico perché vedono hanno mille possibilità, vedono il calcio inglese, il calcio spagnolo, il calcio italiano, il calcio tedesco, il calcio internazionale, quindi si arricchiscono, perché poi il calcio è bellissimo, tutti hanno voglia di certo. Cioè, non esiste più il campionato di promozione dove c'era tanta sanguinità negli anni dove si faceva la guerra proprio. Si comincia a vedere anche del calcio di un discreto livello. Certo. Hanno iniziato bene nella prima giornata domenica scorsa sia il Morro d'Oro che il Castelnuovo. Il Castelnuovo neopromossa ma con grandi ambizioni, una squadra costruita molto bene nelle mani poi del tecnico Tiziano Di Sidoro. Castelnuovo che gioca a Torni in parte domani, in match dunque trasferta aquilana. Morro d'Oro che ha vinto con un rocambolesco 4-3 domenica scorsa contro il Mutignano, che invece affronta in casa lo Sportland Celano, insomma due avversari aquilane. C'è Mino Bizzarri che ha cambiato da Fontanelle e passato a Morro d'Oro. Come dicevi tu, il Castelnuovo c'hanno idee bellicose, c'hanno un bellissimo campo in sintetico, finalmente, prima era ridotto male, ma hanno avuto sempre belle squadre. Io ci sono stato un anno, tanti anni fa, e già allora era una società organizzata per il tempo, gli anni 80. Per l'epoca. E quindi questi hanno vinto il campionato. Solitamente le squadre che vincono il campionato, se non toccano molto,
come vediamo spesso in Serie C, in Serie B, rischiano di fare un'ulteriore promozione. Quindi loro non hanno toccato molto, hanno un allenatore di Sidoro, ex giocatore della Salernitana, che ha fatto insomma un attaccante bravo. Io lo conosco ai tempi di Alba Adriatica, è un ragazzo insomma che mi piaceva già da allora, mi ricordo che io stavo ad Alba, allenavo i ragazzi e lui aveva già si vedeva che voleva fare era già un allenatore in campo. E insomma io gli auguro le migliori fortune perché se lo merita lui e il paese. Benissimo, allora noi siamo arrivati alla conclusione di questo nostro ampio spazio del sabato mattina dedicato alle anticipazioni sportive. Diego, ci rivediamo lunedì sera ad Indiavolati, come detto, per commentare a caldo la prima giornata di campionato del Teramo, l'esordio nel girone B di Serie C in quel di Bolzano. Un bel risultato. Sperando in un discreto, quantomeno in un discreto risultato, con i nostri ospiti in studio. Anticipo già per gli appassionati che avremo una grande sorpresa con noi in studio. Ci sarà Luciano Barboni, grande portiere, storico portiere biancorosso, insomma con lui avremo modo di non solo calarci nella realtà attuale del campionato, ma di ricordare tante cose, tanti aneddoti di qualche anno fa. I vecchi tempi, sì. Grande Luciano. Domani, come detto, seguiremo ovviamente la domenica calcistica a Stadium Live alle 14.55, le gare in diretta dei campionati di Serie D Eccellenza e Promozione, e poi alle 19 tutti gli approfondimenti, i commenti, le immagini dei servizi con Studio Live condotto da Luigi Prosperi e la sempre puntuale e preziosa partecipazione di Luca Zarroli. Per di prima mattina è tutto, l'appuntamento torna lunedì puntuale alle ore 7 con Lorenzo Mazzaufo. Grazie per essere stati con noi e buon fine settimana.